Benvenuti a tutti, oggi parleremo di Scarlet Blade, nuovo MMO dell'Aera Games, free to play. Adesso parleremo dei punti di forza, dei punti deboli, purtroppo molti punti deboli e pochissimi punti di forza di questo Scarlet Blade. Questa ancora è in fase di beta, l'abbiamo giocata abbastanza a fondo. La cosa fondamentale da dire subito è che non è possibile creare un personaggio maschile, ma soltanto personaggi femminili. Le sembianze fisiche sono più o meno simili l'una all'altro, ci sono pochissime razze da poter scegliere e anche poche classi. Il punto di forza di questo Scarlet Blade sicuramente è la fisicità dei corpi femminili, quasi che strizzi l'occhio un po' all'hentai. I punti carenti invece sono la realizzazione tecnica, i movimenti assolutamente legnosi e la semplicità del gameplay imbarazzante. Quindi sicuramente non è un gioco che vi porterà via tanto tempo. Noi l'abbiamo trovato abbastanza noioso rispetto ad altri MMO, anche free to play. Ripetiamo che questo è Scarlet Blade, adesso metteremo tutto sulla descrizione. Un abbraccio da Aratar e alla prossima.